Alberto mi ha fatto un po' arrossire con le belle parole che ha usato nei miei confronti, ha creato un po' di aspettativa, spero di non deludere questa aspettativa. E alla fine ci siamo messi d'accordo, ci sarà spazio per domande, per curiosità, domande qui e poi magari anche domande durante la pericena, insomma. Approfittate dell'occasione di parlare con un ricercatore in fisica delle particelle, non so quanto spesso vi è capitato, e quindi potete, tutte le curiosità che, o le domande che non avete mai neanche osato pensare, ma è la strada giusta per rivolgere. Partiamo da questo libro e vi racconto come è nata l'idea di questo libro, che è nata da una suggestione. Io sono un fisico delle particelle, magari poi parleremo un pochino di queste cose, non troppo. Mi occupo di capire di cosa è fatta la materia, studio infinitamente piccolo con acceleratori di particelle, grandi apparati, costruiti, gestiti da migliaia di persone. Quindi il libro da dove viene questo? Il mio lavoro è un lavoro molto tecnico, un linguaggio specialistico, noi usiamo meccanica quantistica, attività. Il nostro mondo è un mondo, in cui si parla un linguaggio. Ieri Alberto ne ha avuto un assaggio con termini strani, con trasparenti e con grafici che a noi dicono cose meravigliose, a maggioranza delle persone dicono quasi nulla. Però anche noi siamo, come tutti gli esseri umani, suggestionabili. Io sono stato suggestionato da cose, da una notizia che ho letto sul giornale. Alcune cose, una di queste è una notizia sul giornale che riguarda qualcosa che è avvenuto 70 e 80 mila anni fa. E ho letto che in alcune grotte abitate da Neanderthal in Spagna, appunto risalenti a quel periodo tra i 70 e i 107 mila anni fa, quindi è quasi sicuro che siano Neanderthal, un po' perché hanno ritrovato resti di Neanderthal. Neanderthal sono la specie che ha preceduto noi sapiens, no? Noi siamo arrivati dall'Africa circa 40.000 anni fa. I sapiens si sono sviluppati in Africa prima, poi si sono diretti in Medio Oriente, sono andati verso est, un gruppo si è diretto verso ovest, cioè verso l'Europa, in circa 40.000 anni fa. Ma l'Europa era già abitata da una popolazione che si era dato, attenzione, 40.000 anni fa, un freddo caldo, una glaciazione. L'ultima glaciazione è finita 10.000 anni fa, oggi ero qui al Museo Storico e è interessante vedere dove hanno ritrovato i primi insediamenti umani nel fiordo di Oslo. Li hanno ritrovati e sono 192 metri sotto il livello del mare, cioè abitavano vicino alle rive del mare di 10.000 anni fa. 10.000 anni fa il livello del mare era circa 200 metri più basso. Perché? Perché c'era ancora molta acqua su quei chilometri di ghiacciai che rivestivano una larga parte del continente. Quest'acqua si è sciolta, il mare si è alzato e ora questi ritrovamenti li troviamo andati. Quindi vedete, 40.000 anni fa eravamo nel periodo di ghiacciai, l'opera era coperta di ghiaccio, lì da più terribili. Ogni 100.000 anni, grosso modo, arrivano glaciazioni, quindi nei 300-400.000 anni in cui Neanderthal hanno abitato l'Europa, erano stati capaci di sopravvivere a un clima gelido, terribile. Era una specie molto diversa da noi, cioè se noi vedessimo oggi Neanderthal avremmo qualche problema, molto robusti, con la testa sembrava un pallone da rugby, ovale. Noi abbiamo questa fronte spaziale, poi noi ci siamo belli perché abbiamo dominato il mondo, anche loro si consideravano belli, erano completamente diversi dalla nostra configurazione, molto più robusti di noi, appunto capaci di sopravvivere, con un cervello altrettanto sviluppato del nostro, forse anche più grande del nostro, qualche centimetro, decine di centimetri più grande del nostro. Ma però c'è sempre stato, il pregiudizio, e io stesso ero prigioniero, che questa specie che ha preceduto i sapiens, che ha colonizzato l'Europa per centinaia di anni, erano abilissimi cacciatori, si erano capaci di sopravvivere,
fossero rozzi e fossero stati soppiantati da noi, perché noi eravamo più raffinati, avevamo sviluppato il pensiero simbolico, il linguaggio, i graffiti, le arti, le sedici scheggiate, diciamo, con maestria e con bellezza. Cioè, c'era fino, infatti non a caso, se voi vedete anche il film di Cassetta su Neanderthal, si vede sempre l'incontro tra Neanderthal e Sapiens, che è avvenuto, diciamo, si vedono questi tributi individui rozzi che vengono soppiantati da questi esseri gentili e intelligenti, molto intelligenti, che hanno sviluppato linguaggi di comunicazione simboliche, quindi sono destinati a prevalere. Tutte queste sono baggianate mostruose, perché gli ultimi ritrovamenti di paleoantropologi dicono che Neanderthal avevano sviluppato un simbolico decine di migliaia di anni prima del Sapiens. Quelle grotte, nelle grotte in Spagna, ci sono simboli, ci sono affreschi. Si è scoperto negli anni che Neanderthal seppellivano i morti in posizione fetale e li tingevano di rosso, di ocra rossa. Allora voi dovete pensare, in quell'epoca durissima, in cui ogni ora sottratta alla sopravvivenza, alla caccia, alla pesca, a procurarsi il cibo, era preziosa, dedicare, no, alle cure di lutto tempo prezioso, cioè avere, cercare l'ocra non è che si trova dappertutto, no? Avere qualcuno che lo sa impastare. E perché quell'ocra? Perché rosso? Vedete, chiaro, sono suggestioni, sono fantasie, se volete. Però, se io metto in posizione fetale un cadavere, la posizione fetale è la posizione della nascita, se uso l'ocra rossa per tingere il suo corpo, è perché è rosso il colore del sangue. Perché nel sangue si nasce e nel sangue si muore. No? L'associazione sangue-morte all'epoca era, no, ferita, sangue-morte. No? Vedete, è molto probabile quindi che avessero un'idea del mondo, forse dell'aldilà, che immaginassero che la vita non finiva con la morte materiale e che per questo facessero riti in queste caverne profonde. Hanno trovato, per esempio, in una caverna a 700 metri di profondità dall'imboccatura, stalattiti disposti in cerchio, no? Stalattiti pesanti 70, 100 kg. Ecco, voi avete idea cosa vuol dire andare in una caverna? Per 700 caverne erano posti pericolosi, abitate da orso spero, abitate da fiere, no? Cioè, c'era evidentemente, e il ritrovamento della cueva dello Savione, queste grotte affrescate, è, se volete, il suggello che ci dice che questi nostri cugini in realtà avevano con tutta probabilità un linguaggio simbolico e un'idea del mondo e un racconto che potevano trasmettere probabilmente il loro linguaggio che non conoscevano mai, sofisticato, no? E quel pregiudizio per cui noi abbiamo prevalso rispetto a loro, perché eravamo portatori di l'innovazione, è un pregiudizio totalmente. Ecco, questa è la suggestione. Lì l'idea, mi sono immaginato che in quelle caverne 100.000 anni fa riecheggiasse un racconto delle origini, che qualcuno, un anziano forse, si fosse alzata in un momento e avesse cominciato a usare le parole che vengono usate per scopi utilitaristici, no? Le parole della caccia, le parole della ricerca di cibo, usate in una forma magica, no? Quando usi le parole in un racconto, le parole acquistano una potenza educativa che nel linguaggio ordinario non ha. Ecco, quella persona, quell'individuo che si alza e costruisce questo racconto, ha colpito la mia immaginazione e mi ha fatto capire di colpo perché anche oggi, quando si farci caso, antropologi o esploratori continuano a scoprire, che ne so, in qualche recondita località della Amazzonia, una piccola tribù organizzata, c'è sempre un racconto delle origini, no? C'è sempre una descrizione del mondo nel bordo più lontano, cioè la più piccola comunità, come se non si potesse costituire
senza questa specie di spina dorsale, di struttura portante, no? Cioè ci si organizza in civiltà, in società per quanto minuscola, attraverso e intorno alla nostra visione del mondo, il nostro racconto del mondo, come se fosse un'esigenza primaria di noi umani, no? Di avere delle forme più variegate, no? Ne ho raccolte alcune per curiosità. Questi racconti delle origini sono tutti abbastanza simili, molto diversi tra di loro, molto variegati, però hanno quasi sempre, per esempio, qualcosa di indistinto, di confuso, no? Il caos, i greci, no? Il principio era il disordine, il caos. Alcune tribù dell'Africa parlano di una goccia di latte, una specie, oppure di una nebbia, un'enorme nebbia che avvolge l'intero universo, oppure una distesa d'acqua, no? Più o meno morticosa. E poi avviene un ordinamento. C'è un demiurgo, c'è una divinità, c'è un eroe che separa, no? Che separa il giorno dalla notte, la terra dal cielo, gli animali dagli uomini, e così via, no? E la separazione costruisce l'ordine, e intorno all'ordine si costruisce la società, no? Questo racconto e l'ordine che ne statuisce è lo specchio nel quale si riflette l'ordine sociale, no? Se tu non segui questo racconto, l'ordine sociale si distruggerà. Se tu violi quel racconto, produrrai anarchia, produrrai rottura di relazioni sociali fra individui. Ecco, questa cosa mi ha quasi come fulminato, no? Di colpo ho capito qualcosa che mi, intorno a cui mi arrovellavo da tempo, ed ecco la spinta a costruire il moderno racconto delle origini. Poi alla fine magari tornerò sul perché questa cosa può essere importante. Cioè questa spinta, che in realtà è una spinta ancestrale, a chiedersi il perché, cos'è questo che ci circonda? Da dove nasce la meraviglia del cielo stellato che si può osservare una notte d'estate? Di cosa è fatta la materia di cui siamo fatti anche noi? E quando è nata? E che succede? E avrà una fine? Ecco, se voi ci pensate bene, sono domande che anche voi si forse quando eravate bambini, no? O forse continuate a farle, o magari tra volte nella vita quotidiana avete messo da parte. Ecco, quelle domande lì, che sono probabilmente ancestrali, probabilmente affondano le loro radici nella notte dei tempi, sono domande ancora attuali. Spiegherò alla fine perché sono attuali, a cosa serve, e perché è così importante anche oggi, in un mondo attraversato dalla scienza, ancora oggi il racconto delle origini è così importante. Però ora fatemi fare entrare un pochino nel cos'è questo libro, cosa racconta questo libro, no? Spiegato come nasce, lo spiego grossolanamente, non posso raccontarvi insomma il contenuto di 220 pagine, insomma questo diventa, no, perché sarebbe un po' lungo, insomma, dopo qualche sprazzo. Il racconto delle origini moderno cos'è? È quello che fa la scienza moderna, no? Cioè, diciamo, per molti anni, per millenni, il racconto è stato mitico. Dal racconto mitico, i grandi miti greci, sono nate la filosofia, sono nate le religioni, no? Cioè, descrizioni sempre più complete e consistenti di questa grande storia. Da quando, da circa 400 anni, scienza moderna, l'idea è prevalso, è chiaro che ha preso una velocità che non ha rivali, no? Diciamo, è diventata talmente potente nel descrivere quello che ci circonda che è difficile competere con la scienza moderna. Cioè le domande da dove nasce l'universo, che fine farà, ce le possiamo porre sul piano religioso e filosofico, è del tutto lecito, ma è difficile trovare delle risposte che siano altrettanto consistenti e congruenti e potenti quali quelle che dà la scienza moderna. E quindi il libro è un libro che racconta, certo, non a caso il titolo, no, è il libro per antonomasia, cioè l'autore precedente è molto importante di me, ma un pochino arrogantemente, diciamo, per far capire realmente cosa contiene, è la nascita dell'universo, cioè si racconta cosa sa la scienza moderna, cosa può dire la scienza moderna della scienza diversa.
faccio un breve riassunto del come facciamo noi scienziati a raccogliere dati sull'origine dell'universo. Usiamo due metodi completamente diversi, siamo due gruppi di persone completamente diverse, cioè ci sono due vie per capire l'origine dell'universo e la nascita. Vi dovete un po' fidare delle cose che vi dico, non vi posso dimostrare tutte le affermazioni che faccio, perché magari qualche domanda si può entrare, ma per esempio sappiamo che l'universo è nato 13,8 miliardi di anni fa, un universo molto vecchio, no? Intanto sappiamo che ha una data di nascita, ecco, questa è una cosa che non sappiamo da molto tempo, sappiamo da circa 90 anni, 1929 diciamo, le prime intuizioni che l'universo non era eterno, cioè fino al 1929 la visione aristotelica dell'universo eterno e immutabile prevaleva anche fra gli scienziati. Einstein, che pure è la mente più brillante, elastica di tutti i tempi probabilmente, era lui stesso prigioniero di queste intuizioni, cioè fino a quella data tutti pensavano, compresi i maestri della meccanica quantistica, gli inventori della relatività generale speciale, quindi stiamo parlando delle menti che hanno immaginato delle cose inimmaginabili, no? Per spiegare fenomeni scientifici, erano tutti prigionieri del pregiudizio che l'universo è sempre stato e sempre sarà. E quando qualcuno fece notare ad Einstein che le equazioni che lui aveva scritto potevano avere una dipendenza dal tempo, questo è in termini di legge, scrivo delle equazioni che descrivono l'universo e uno mi fa notare, attenzione, c'hai messo implicitamente una dipendenza dal tempo, questo universo c'ha una nascita, e lui rimase scioccato, no? Dice, questa cosa è abominevole, io non ci posso credere che l'universo abbia una data di nascita, ma cosa mi... sì, è vero, le cose che dice è vero, tecnicamente è vero, ma hai trovato una cosa fisicamente abominevole, ha risposto alle meta, che era il prete scienziato che trovò questa conferenza. Questo per farvi dire quanto è difficile anche per gli scienziati, quando c'è una cosa nuova, diciamo, impadronirsi di questa novità. Come facciamo a capire, per esempio, che l'universo ha avuto una data di nascita? Raccogliamo dati sperimentali, e ci sono due truppe, due eserciti, no? Di ricercatori. Io faccio parte della truppa che raccoglie dati cercando di studiare infinitamente piccolo, cioè le cose più piccole che la mente umana possa immaginare, no? Un atomo per me è un oggetto enorme, no? Un protone è un oggetto enorme. Io cerco di capire cosa c'è dentro un protone, quanto è grande un quark, cosa contiene, cioè stiamo parlando di studi che cercano di capire di cosa è fatta i componenti più intimi della materia, più piccoli della materia. Come facciamo a fare questi studi? Non è difficile, diciamo. No, dal punto di vista logico, è un po' difficile tecnica, però è una cosa abbastanza semplice. Per studiare componenti più piccoli facciamo collidere pezzi di materia, protoni sono, ora non usano più, se voi andate una volta alle fiere c'erano i palloncini a idrogeno, no? Non si usa più perché si infiamma, ora usano l'elio che è neutro, il palloncino si alza e non c'è pericolo, se uno passa con un accendino non fa dar fuoco a niente, però se uno usa l'idrogeno è l'atomo più semplice, è un protone e un elettrone, tu levi l'elettrone e quello è, sono i protoni che noi acceleriamo, prendi un palloncino di idrogeno, gli levi l'elettrone e i protoni li infili in una zona in cui c'è vuoto, dobbiamo scontrare altre cose, sono carichi, ci metti un campo elettrico che attira, qui è positivo, li fai girare in cerchio, ci metti un campo magnetico che li piega ed eccoci qua, abbiamo fatto un acceleratore di particelle. Perché si fa l'acceleratore di particelle? Perché facendo avvenire collisioni di alta energia, ad altissima energia, e qui entra in gioco Einstein, giustamente, si trasforma l'energia in massa, no? E uguale a MC4, questa è una formula che conoscete tutti, sarà forse l'unica formula che uso tutta la serata, cioè accelero particelle, loro sono molto energetiche, le faccio collidere, faccio urtare, nella collisione, l'energia della collisione dà origine a altre particelle che prima non esistevano, più alta è l'energia, più alta è la massa di queste particelle e proporzionale ad M. In questa maniera, perché
questi studi ci permettono di capire l'universo primordiale. Perché l'universo primordiale era un oggetto di 13,8 miliardi di anni fa, e poi qui, anche qui dovrete credere sulla fiducia, era un oggetto caldissimo, enormemente caldo. Cioè noi viviamo in un universo ghiacciato, freddo. Lasciate perdere la Norvegia per questi, anche il Sahara è freddo. Sì, dicevo, c'è 50 gradi, sì, ma è una frazione terra, una frazione minuscola dell'universo nel suo complesso. Qualunque punto dell'universo ha una temperatura che è di pochi gradi sopra lo zero assoluto. Quando voi salite su un aereo e il pilota vi dice abbiamo raggiunto la quota di crociera a 9.000 metri, cioè meno 50, capite subito che appena ci si allontana dalla terra la temperatura è vicina. Se si va a 400 km la stazione spaziale orbitante dove vanno gli astronauti, lì è meno 270. E quella è la temperatura dell'universo. L'universo, comunque voi, se aveste un termometro, qui c'è l'universo, prendete un termometro, come i bambini, e glielo mettete in bocca, all'orecchio, misurate qualunque punto, non prenderete mai una stella. Le stelle sono una frazione di volume insignificante dell'universo. Prenderete una zona in cui non ci sono stelle, non ci sono pianeti. Vuoto dell'universo normale, e lì la temperatura è meno 270 gradi. Quindi l'universo attuale, dopo 13,8 miliardi di anni, è ghiacciato, è freddissimo. L'universo primordiale era un oggetto molto più piccolo e incandescente. Vedete, se vuoi capire cosa popolava l'universo primordiale, devi riportare granelli di materia a quelle temperature mostruose. E come facciamo? Con le collisioni. Facciamo collidere particelle di alta energia, e in quel volume minuscolo, infinitesimo, è come se noi ricreassimo un ecosistema in cui le particelle primordiali possono fiorire, e loro rinascono per una frazione di secondo, pertanto che basta, noi di fotografare, muoiono subito, decadono in altre particelle, ma noi siamo talmente rapidi che possiamo fotografare i prodotti del cadimento e studiare le caratteristiche. Così abbiamo riportato in vita il bosone di Higgs. No, io no. Perché per scoprire il bosone di Higgs non potevo andare al supermercato e dire mi dia 2 etti di mortadella, 1 chilo di pomodori e un paio di fettine di bosone di Higgs? Perché non ce l'hanno il bosone di Higgs? Perché non ce l'hanno? Perché è troppo freddo. Perché il bosone di Higgs per vivere ha bisogno di temperature rispetto alle quali la temperatura interna del Sole di qualche milione di gradi è troppo calda, è troppo ghiacciata. No, devo andare a miliardi di miliardi di gradi per avere quella particella che, cioè, ha bisogno di quell'ambiente. Niente, io non posso riprodurre solo con queste minuscole collisioni. Quindi vedete, infinitamente piccolo, scontri fra particelle, si generano particelle che popolavano l'universo primordiale. Le studiamo e le cataloghiamo. All'altro estremo, un altro gruppo di scienziati sono gli astrofisici, gli astronomi. Loro guardano le cose più grosse che mente umana. Vedete l'assurdo, no? Sono proprio gli opposti. Un astronomo guarda una galassia lontana, una stella lontana, guarda l'universo intero. Noi studiamo l'infinitamente piccolo, loro l'infinitamente grande. E come mai studiando l'infinitamente grande si capisce come nasce l'universo? Qui si sfrutta un'altra delle relazioni di Einstein, il fatto che la luce, per esempio, che si usa per guardare una stella, per vedere una stella, si muove con una velocità elevata, 100.000 km al secondo, ma finita, non è infinita. Quindi, per esempio, io ora vedo una ragazza che sta passeggiando in fondo, se voi vi girate, vedete anche voi, prendo una fotografia, e tutti ci mettiamo d'accordo, la ragazza è lì, se vi dicessi io non sono troppo sicuro che la ragazza sia lì, che il professore stasera ha bevuto qualcosa. Perché? Perché la distanza tra me e la ragazza che sta facendo la fotografia è piccola, quindi noi possiamo metterci d'accordo e dire la vediamo, è in questo momento lì, diciamo che è lì. Se io guardo una stella della nostra galassia, no? Che dista, che ne so, 40.000 anni luce, no? fa ancora parte della nostra galassia, la stella la vedo, mi manda una quantità di luce, fotoni, particelle di luce, che sono partiti 40.000 anni fa. Hanno messo 40.000 anni ad arrivare. Quindi non posso più dire... Quella stella lì, posso dire, io la vedo ora in quella posizione, ma
magari nei 40.000 anni successivi si è spostata o è finita o è andata in collisione con qualche altra stella. Non posso più dire alla ragazza sta facendo una fotografia e siamo tutti d'accordo, perché la distanza crea questo paradosso, no? Che non posso dire in questo momento, non c'è più la contemporaneità, non posso dire oggi quella stella è lì, posso dire 40.000 anni fa quella stella era lì. Allora, se io ora guardo una galassia esterna alla nostra Via Lattea e comincio a vedere galassie che distano milioni di anni luce, io vedo oggi eventi avvenuti milioni di anni fa. Voi capite che questo è abbastanza sorprendente. Immaginate di aprire una finestra e di vedere qui, diciamo, che ne so, la Norvegia di 6 milioni di anni fa, no? Questo è quello che fa l'astrofisica moderna, cioè vede oggi eventi avvenuti nel passato, ma nel passato remoto, milioni, miliardi di anni fa. Qualcuno ogni tanto mi chiede: ma i viaggi nel vuoto, professore, sono possibili? Io sì che sono possibili, è chiaro che sono possibili. Uno com'è che immagini del tempo? Com'è che immagini il viaggio nel tempo? Dici, beh, io per esempio vorrei vedere mio padre e mia madre che si fidanzano, no? È un tipico, no? Mi piacerebbe vedere la scena in cui, caso mio, una settantina di anni fa, non è un tempo tremendo. Nell'astrofisica moderna, nell'astronomia moderna, noi vediamo oggi eventi, non avvenuti 70 anni fa, ma eventi di miliardi. Cioè, è viaggiare nel tempo in questo senso, cioè di vedere cose avvenute nel passato, è ordinaria amministrazione. Guardi lontano, viaggi nel tempo. Stai guardando, più lontano guardi, più indietro nel tempo vai. Siccome i telescopi moderni permettono di vedere a distanze fino a 10, 12, 13 miliardi di anni luce, chiaro che deve essere molto potente, la luce è fredilissima, tu vedi galassie bambine. No? Le vedi come erano nel momento in cui si sono formate. Mi seguite? Ecco le due strade, no? Loro guardano cose lontane, enormi, e le vedono indietro nel tempo, e quindi sono in grado di scrivere come era l'universo miliardi di anni fa, la storia sulla base dei dati che osservano. Noi vediamo particelle elementari che ricostruiamo in laboratorio e popolavano l'universo primordiale. Insomma, la faccio vedere. La cosa incredibile è che le due visioni del mondo coincidono, no? E sono quelle che ci fanno dire: ecco, abbiamo capito come è avvenuta la nascita dell'universo. No? Le due visioni del mondo devono essere del tutto contrastanti, perché sono metodi diversi, sono cose del tutto diverse. Se hanno però questa consistenza, noi pensiamo che questo sia un segno importante del fatto che questa nostra concezione è corretta, è giusta. Campo scientifico, sono sempre pronti a cambiare punti di vista, ma oggi noi abbiamo raggiunto una descrizione dell'origine dell'universo che è contenuta nel libro, che ci convince, che diciamo sembra incredibile, e fra l'altro è una cosa anche bella, ecco una cosa che sottolineo, diciamo ti costringe a guardare il mondo con occhi diversi e anche con concetti che ti fanno quasi girare la testa, da tanto che sono innovativi, al punto che diciamo sono molto più innovativi, molto più avanzati di qualunque racconto di fantasy, di fantascienza. Se amate i film di fantasia o fantascienza, vedrete che le cose che vi dice la scienza moderna sono molto più fantasiose di quelle che si vedono nei film ordinari. Allora, alcune di queste cose, che qua sono nel libro, sono tutte, quindi ve ne cito due o tre proprio per darvi un assaggio di questa cosa. Per esempio, e sono sicuro che vi stupiranno queste cose, queste sono come stupiscono loro, non è che sono cose di fronte alle quali diciamo è banale, no? Noi stessi scienziati siamo stupiti da alcune di queste concezioni moderne dell'origine dell'universo. La prima cosa, quella che forse era più anche difficile da far proprio in qualche modo, sappiamo diciamo da cosa è nato l'universo e perché è nato l'universo, no? Spesso si dice la scienza sa descrivere il come e non sa, invece no, noi oggi possiamo dire noi sappiamo da cosa è nato l'universo, sappiamo cos'è l'universo e sappiamo perché è nato l'universo. Quindi vedi già
Questo cambia alcuni dei pregiudizi che in generale si hanno. Prima cosa, da cosa è nato l'universo? Allora, cosa c'era prima? Ecco, qui vedete, devo usare un linguaggio, diceva Alberto, per farvi capire. Il prima sarebbe scientificamente sbagliato, perché noi sappiamo che lo spazio-tempo è un'unica cosa, materiale, no? Non può separare il tempo dallo spazio, quindi lo spazio-tempo è nato con l'universo, non c'era un tempo prima della nascita dell'universo. Quindi a rigore io non potrei dire cosa c'era prima, sarebbe una contraddizione scientifica, sarebbe una cosa detta male in termini scientifici, ma siccome ci dobbiamo capire, siamo qui fra noi, insomma, cioè, la mettiamo così, la dico così, no? Perdonato, facciamo conto di, essere lì prima che nascesse l'universo, va bene? Cosa c'è prima che nasca il nostro universo? Cosa vediamo al solito? Vedete, guardate gli assurdi che ci sono. Prima non c'è. Lì cosa vuol dire? Non c'è lo spazio, dove stare, no? Noi possiamo essere lì, abbiamo bisogno di respirare, esiste. E cosa vediamo? Per vedere abbiamo bisogno di luce. Vedete, in una frase ho combinato 7-8 assurdi, diciamo. Però diciamo, facciamo un po', ignoriamo questa cosa qui, diciamo, va bene, è tutto vero, scientificamente non è corretto, ma noi cerchiamo di avvicinarci a capire cosa vuol dire. Quindi, prima che nasce il diverso, cosa c'è? Non c'è il nulla. Ecco, questa è la prima cosa che è un po' difficile da capire. Cioè, c'è il vuoto, che non è il nulla. Quindi, forse va capito cos'è il vuoto. E poi vi spiegherò perché pensiamo che l'universo sia nato dal vuoto. Questa cosa per certi versi fa tornare all'attualità il racconto proprio di Esilio. Io sono rimasto impressionato quando, attenzione, queste cose non sono cose che sappiamo da 50 anni, sono cose raccolte negli ultimi 20 anni. Quindi non è una cosa che mi dico, che racconto nel libro, non sono cose risapute da tutti. Cioè, anche alcuni miei amici scienziati rimangono a bocca aperta rispetto a queste cose. Noi stessi dobbiamo ancora digerire queste cose, quindi stiamo parlando proprio dei confini attuali della conoscenza. Il nostro universo nasce dal vuoto. Allora, prima di tutto, cos'è il vuoto? Cioè, il vuoto non è nulla, nulla è un concetto filosofico, il vuoto è un sistema materiale. Chiamiamo stato di vuoto, in meccanica quantistica, che è la teoria della materia che descriviamo, uno stato a energia minima o energia nulla. Però dire così non vuol dire che non c'è nulla. Per esempio, nello stato di vuoto ci sono campi di forze alla condizione di energia minima. Ci sono particelle virtuali. Cosa vuol dire particelle virtuali? Io nel vuoto posso avere, per esempio, elettroni e positroni. Il vuoto fluttua. Se dico un sistema di energia nulla, la meccanica quantistica mi obbliga a essere specifico, preciso. Nessun sistema può essere a energia zero, cioè io ho un sistema, c'è energia zero, 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 zero. No, questo non è possibile, perché qualunque cosa fluttua, non può essere misurata con precisione infinita. Io non posso dire che l'energia del sistema è zero, sempre zero. Io dico che zero è la media di una serie di misure. Se io potessi misurare questo sistema molte volte, lo troverei talvolta in uno stato meno, talvolta in uno stato più 2, meno 1, meno 5, più 7, ma le sue fluttuazioni, la media di questo stato di energia sarà 0, ma non sarà 0 permanentemente e fissamente, sarebbe proibito. Come posso farvi capire lo stato di vuoto? Prendiamo un concetto matematico, aritmetico, il numero 0. Il numero 0 uno lo può vedere come il non numero, no? Io avevo una bottiglia d'acqua, l'hanno portata via, sono rimasto con zero bottiglie d'acqua. Però il numero zero è anche un numero che, quando facciamo l'equazione più 1 meno 1 vale 0, diciamo quello che c'è a destra, il 0, contiene quello che c'è a sinistra. È come se fosse nello 0 il più 1 e il meno 1. No? E così posso fare più 10 e meno 10, o posso fare più 100 e meno 100. Quindi lo 0 lo puoi vedere come il non numero oppure il numero che contiene tutti i numeri. Attenzione, purché siano ordinati, purché siano, non puoi mettere più 5 meno 7, quello non è 0, ma se metti più 5 meno 5, quello è 0.
cioè puoi infilare nello zero, una specie di banca, una banca in cui c'hai denaro e antidenaro, la banca c'ha capitale zero, c'hai debiti e crediti, vedetela così, cioè tu puoi cadere nello stato di vuoto, è quello che vediamo. Guarda, queste cose che vi dico non sono concetti astratti, cioè se io per esempio per vuoto o con delle energie di vuoto estraggo dal vuoto materia di materia, cioè il ciclotrone che c'è qualunque ospedale, anche qui ad Ostro, diciamo, in cui si fa una tomografia a emissione di positroni, positroni di materia, sono antielettroni, come si fa a estrarre gli antielettroni? Si percuote il vuoto con un acceleratore e si tirano fuori elettroni e positroni. Se c'hai energia a sufficienza puoi estrarre anche protoni e antiprotoni, se c'hai ancora energia più elevata, cioè più alta energia, più grande la massa che puoi estrarre. Il vuoto è un oggetto che brulica, che fluttua continuamente di queste quantità. Immaginate lo stato di vuoto come uno stato primordiale, no? Uno stato primordiale, che ha le sue fluttuazioni. Quindi se noi fossimo lì a vedere il vuoto, guardo l'immagine, l'immagine nero, non è vero, luce, ma non statico. No? Se potessimo guardare sul piano microscopico, lo vedremo come una specie di tessuto di mare brulicante, no? Come un mare caldo, quello degli amici, in realtà è pieno di vibrazioni, pieno di fluttuazioni. E alcune di queste fluttuazioni, chiamiamole bollicine, cioè diventano una piccola bollicina per un istante, in questa bollicina si crea, che ne so, una coppia di materia e di antimateria, e poi questa bollicina ritorna indietro. Questo ce lo consente la meccanica quantistica, il principio di indeterminazione. Ti dice, tu puoi, no, dal nulla tirare fuori una coppia di particelle e antiparticelle, purché il tempo che questo succeda segua una certa regola, no? E tempo e energia sono collegati e a un certo punto questa bollicina tornerà indietro. Quindi vuoto che fluttua è uno stadio primordiale. E come fa dal vuoto a nascere l'universo? Meccanismo puramente casuale, puro caso. Alcune di queste bollicine, la grande maggioranza, si richiudono, ritornano vuoto, vuoto, non vuoto, vuoto, fluttuazioni locali. Ognuna di queste bollicine pesca dal vuoto particelle a caso, le particelle che noi studiamo nel nostro acceleratore, muoni, elettroni, no? A coppie, materia e antimateria. Una di queste bollicine, su cui ora dobbiamo concentrare l'attenzione, pesca dal vuoto una particella che ha colpito molto l'attenzione di Alberto ieri, che chiamiamo inflatore. Il nome viene da inflazione, cioè da quella che si usa anche in economia, rigonfiamento. È una particella materiale, cioè non è una cosa strana, è una particella materiale che produce un campo che gonfia, ha questa caratteristica, gonfia. Cioè, allora, se voi volete andare a casa e avere la ricetta per fare l'universo, io vi do tutti gli ingredienti, non ve li posso fornire, ma ve li posso indicare, diciamo. Vi ci vuole il vuoto, questo non lo so fare, cosa che si fa è un grande risultato, non sappiamo fare il vuoto, ma supponiamo di avercelo, e fluttuerà da solo, e in una di queste microscopiche bollicine voi dovete avere un pizzico, cioè come si dice per ricetto, un pizzico di sale quanto basta, ecco, un pizzico di inflatoni messo in una bollicina di vuoto che filtra produce l'universo. Qual è il meccanismo? L'inflatore messo nella bollicina gonfia la bollicina, la quale gonfiandosi si riempie di altri inflatori. Eccolo qua, il punto. Questa è una cosa che è stata inventata, pensata, diciamo, una quarantina di anni fa e sulla quale sono accumulate tendenze sperimentali che confermano queste ipotesi. Geniale. Prendi il vuoto, no? Quindi vedete, di colpo è diventato chiaro quello che non si capiva per 50 anni. Perché voi tutti conoscete la teoria del Big Bang, no? Cioè che l'universo è nato una grande esplosione, così si dice, Big Bang. Però non si capiva chi produce l'esplosione e perché produce l'esplosione. Cioè noi siamo fisici, dobbiamo capire la dinamica. Questa esplosione, chi la produce? C'era un problema ancora più enorme, cioè se uno immaginava tutta l'energia, la massa dell'universo in un punto infinitesimo, diceva, chi ce l'ha messa lì quell'energia? No? Quindi la teoria tradizionale aveva un enorme punto debole, cioè non sapevamo come poteva nascere, no, una grande
l'energia dal niente, dal nulla. Questi meccanismi sono stati superati da questa nuova concezione, completamente nuova, che fa nascere l'universo per meccanismo puramente casuale, come fluttuazione quantistica del vuoto, che pesca dal vuoto in fatto. Perché il vuoto che si espande è ancora vuoto. Quindi la bollicina piena di fattore è ancora uno stato di vuoto. Si espande, all'inizio è furibondo. La prima giornata del libro, ho diviso il libro in 7 giornate, una sequenza che conoscete modestamente. La prima sequenza, però le giornate non sono di, non sono giorni, la prima è 10 almeno 35 secondi e l'ultima è 13 miliardi di anni, è una durata variabile. Le 7 giornate segnano le 7 catastrofi che hanno definito la forma che ha preso il nostro universo. Sono tutte trasformazioni catastrofiche, no? C'era un vuoto caldo e tranquillo, placido, se ne stava lì beato e tranquillo con le sue fluttuazioni, e di colpo una bollicina ha assunto questa enorme espansione. In una frazione di secondi è diventata così, come un pallone di calcio, no? In quel tempo infinitesimo, 10 almeno 35 secondi, è diventata grande. E cosa c'è dentro quella bollicina? Ci siamo tutti noi. Quel pallone di calcio ora contiene tutta la materia e tutta l'energia dell'universo. Ma se fossimo lì a guardare, non riconosceremo nulla, perché è materia di energia che non si può aggregare. È un pulvisco, forse ecco, mettiamo un po' anelli, cioè particelle elementari, tutte uguali, tutte prive di massa, che non potrebbero mai aggregarsi se non avvenisse la seconda catastrofe. E la seconda catastrofe ha a che fare con il bosone X, quello che abbiamo scoperto a Ginevra. La seconda giornata. Devono passare 10 a 1, 11 secondi. Quando questo oggetto che si sta espandendo si raffredda e raggiunge una temperatura critica, che noi oggi sappiamo, la temperatura critica alla quale il bosone X soffoca, no? In quel primo istante è libero e felice, sforazza dappertutto. Nell'istante in cui la temperatura si abbassa, non ha più energia per essere libero e quindi si congela in un campo che occupa, chiamiamolo così, il pallone da calcio. Questo campo, questa catastrofe, cambia il mondo, avvolgendo tutte le altre particelle di questa rete sottile. Le particelle elementari rimangono invischiate di più di meno in questo, intrappolate in questo campo, e diventano diverse tra di loro, si differenziano, nascono lì quark, elettroni, particelle che hanno masse diverse tra loro. Attenzione, se non ci fosse stata questa catastrofe, quell'universo poteva ancora andare avanti per miliardi di anni, no? Ma non avrebbe assunto la forma organizzata che ci è così congeniale. Cioè, noi di cosa siamo fatti? Questo tavolo di cosa è fatto? Una galassia di cosa è fatta? È fatta di atomi, di molecole che sono fatte di protoni, neutroni, con elettroni che girano intorno. Vedete, è materia organizzata, no? Un protone è un oggetto in cui ci sono tre quark tenuti insieme da dei gluoni energetici, da una grande forza di attrazione. Questi protoni che compongono i gluoni del mio corpo sono stati prodotti in un universo primordiale. Non muoiono mai, hanno una vita media mostruosa. E che cos'è? È uno stato legato di gluoni. Se io ora prendo questi tre quark e gli cambio leggermente la massa, quel protone si disintegra. Se la massa dei quark non fosse quella che è, i protoni non sarebbero qui a costruire materia stabile. Prendete un atomo, l'atomo di idrogeno, un protone e un elettrone. L'elettrone rimane attaccato perché è negativo, attratto dall'atomo positivo, ma è leggero, cioè una massa molto leggera. Se voi cambiate per un pelo la massa di quell'elettrone, l'atomo non si forma più, quindi la materia continuerebbe ad esistere, ma non ci sarebbero case, non ci sarebbero pianeti, non ci sarebbero stelle, no? Non ci sarebbero le forme di materia organizzate per avere, vedete oggi questa cosa che abbiamo capito 6 anni fa, che senza questo meccanismo non sarebbe in grado di spiegare l'universo materiale così come lo conosciamo. Cioè, se tu cambi, levi questo meccanismo, non spieghi come mai nel nostro universo la materia ha subito
questa catastrofe che ha portato alla differenziazione, a una massa diversa per ciascun componente elementare, base per costruire forme di materia stabili. Vedete, nasce tutto da lì, nascono i primi nuclei, nascono i primi atomi, nascono le prime aggregazioni, nascono le prime stelle, nascono da lì le stelle che esplodono, materiali per i pianeti e così via, giù fino a lì. Perché dicevo, siamo convinti che l'universo nasca dal vuoto? Perché questa è una delle cose che stupisce, che ci rende, diciamo, quasi increduli, è che quando abbiamo raccolto dati su la composizione dell'universo nel suo complesso, è venuta fuori una cosa strabiliante. L'universo, noi siamo come i bambini, i fisici sono, diciamo, cioè dacci uno stato fisico e noi lo studiamo, no? Vogliamo, cosa vuol dire studiare lo stato fisico? Vuol dire studiare quelli che chiamiamo i numeri quantici, in altre parole, qual è l'energia di questo stato, qual è il suo momento angolare e così via, no? La carica. Allora, l'universo, prendi un atomo, ti metti lì e studi questo atomo particolare, qual è la sua energia, i suoi livelli energetici, il suo spin, i momenti angolari intrinseci e così via. L'universo nel suo complesso, che energia ha? Domanda semplice, no? Allora, l'energia dell'universo, se uno la vuole calcolare, lo può fare, non è troppo complicato, basta trasformare in energia tutta la massa delle cose conosciute. Cioè, prendi qualche grammo d'acqua e viene fuori una bomba, la bomba di Hiroshima. La massa di energia ed è un numero mostruoso. Prendi la Terra, trasformi l'energia in un numero gigantesco. Prendi il Sole, così via. Prendi 200 miliardi di stelle come il Sole che compongono la nostra galassia e c'hai l'energia corrispondente. Prendi 100 miliardi di galassie e c'hai l'energia corrispondente alla massa dell'intero universo. Poi ci sono anche materie oscure, energia oscura, neutrini, metti dentro tutto e c'hai la massa e l'energia che compongono l'universo. E viene fuori un numero mostruoso. Ora però, devi tenere conto che l'universo non è fatto solo di massa e energia. Dicevo prima della ricerca, se volete produrre un universo, alla fine vi verrà fuori un impasto di due ingredienti. Cioè, massa ed energia, un ingrediente, l'altro ingrediente, spazio e tempo. Massa ed energia distribuiti nello spazio-tempo ed ecco l'universo. Ma massa ed energia distribuiti nello spazio-tempo curvano lo spazio-tempo. E questa curvatura dello spazio-tempo la chiamiamo gravità, da quando Einstein ci ha insegnato il trucco. Cioè, massa ed energia distribuiti a varie distanze nello spazio-tempo si attraggono, la forza di gravità. Ogni volta che due oggetti si attraggono, a questo stato corrisponde un'energia negativa. Cioè, io ora vedete il libro, no? Per allontanarlo dalla Terra devo dargli, imprimergli velocità, dargli energia cinetica negativa, positiva. Cioè devo, no? Liberarlo dall'attrazione dandogli energia positiva. Se lo voglio liberare di tutto, devo mettere su un razzo che viaggerà a velocità molto elevata, con la sua energia positiva si libererà dall'energia piegata e attrattiva e quindi riuscirà ad essere libero. Ogni volta che due cose sono vicine, si attraggono, a questo stato corrisponde energia negativa. E allora dovete fare la fatica che ha fatto prima, ogni volta che c'è la Terra, il Sole, la Terra, la Luna, il Sole con tutte le altre stelle, energia gravitazionale negativa. E viene un numero mostruosamente grande, tutte le galassie tra di loro, tutte le galassie con la materia oscura, viene un numero negativo mostruosamente grande. Ora fate l'esercizio di sommare i due numeri, positivo enormemente grande, negativo enormemente grande. E sapete cosa è venuto fuori quando abbiamo fatto questo conto? Zero. Due numeri enormi che sommati fra loro danno zero. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'energia totale dell'universo è zero. Ecco perché siamo convinti che viene dal vuoto. Perché è uno stato di vuoto. Cioè l'universo è ancora vuoto. È un vuoto che ha subito una metamorfosi. Si è trasformato, ha subito parecchie metamorfosi, una serie di trasformazioni, ma è ancora uno stato di vuoto. Attenzione, uno stato di vuoto meraviglioso, ci ha cambiato la, no? Le stelle, le galassie, noi, Brad Pitt, Scarlett Johansson, un sacco di cose belle in questo universo, che però hanno a che fare con quel
riassumere, diciamo, in maniera drastica, il libro contiene, dopo queste prime fasi, le fasi che hanno portato alla luce, la prima separazione della luce dal resto della materia. La luce fu, che è un fenomeno che è avvenuto 380.000 anni dopo il tempo, quindi ci ha avuto parecchio tempo perché questa venisse, e poi la formazione delle prime stelle, come nascono le prime stelle, altre catastrofi, forme di, in cui la materia produce, no, terribili catastrofi, la formazione delle galassie, fino alla formazione del sistema solare, quindi uomini, animali e un essere che si alza e racconta da su. Concludo, diciamo, questo vi rimando al libro, se volete, insomma, approfondire, seguire le catastrofi successive che hanno portato alla configurazione attuale dell'universo. Concludo con la considerazione che era anticipata all'inizio, cioè a cosa serve questo? Ecco, perché, diciamo, da quei 100.000 anni di quelle grotte ad oggi stiamo qui ancora, no, a parlare da dove nasce l'origine dell'universo, che fine farà, perché questo? E qui mi sono dato una spiegazione che al solito forse un po' immaginifica, forse un po' una congettura, che però mi convince molto. Cioè, la domanda è semplice: perché siamo ancora qui e abbiamo bisogno della cultura? Cioè, abbiamo bisogno di ragionare, di filosofeggiare, ci piace il bello, abbiamo bisogno di capire questo mondo che fine farà, no? Perché abbiamo queste esigenze? Potremmo vivere senza dare risposta a queste domande? Probabilmente no. E perché questo succede? Perché, vedete, per certi versi questa cosa ha costruito una enorme forza di resilienza, di resistenza in tutte le generazioni che ci hanno preceduto. E noi siamo figli di questa storia. Cioè, ho rimmaginato, ecco, per concludere e dare una spiegazione, ho rimmaginato in quell'epoca primordiale i due gruppi primitivi Neanderthal, che vivevano, immaginate, separati, non si conoscevano, piccoli gruppi, 10-15 persone, in un ambiente terribile, rigidissimo. Uno di questi due ha sviluppato un racconto dell'origine, ha affrescato caverne, seppellisce i morti, racconta una tradizione e la tramanda alle generazioni successive, e l'altro no. L'altro gruppo, per un motivo puramente casuale, diciamo, si è limitato alla sopravvivenza, a tanto, a questo, e a sopravvivenza. Ecco, ora immaginate un'immensa disavventura, un tigre, dei sciavo, una carestia, una fluvione, qualcosa che sterne i due gruppi, no? A solito, i gruppi non si conoscono, non si parla. E un unico individuo resta di un gruppo e dell'altro, no? E la domanda che vi faccio è questa: quale dei due gruppi, cioè lì c'è, rimani solo, il tuo clan è sterminato, chi dei due avrà più chance di sopravvivenza? Quello che ha una cultura e un racconto delle origini, che vede se stesso come anello di una lunga catena, no? O quello che non ha questo strumento, no? Cioè chi avrà più capacità di sollevarsi e di ripartire, chi ha, no, la consapevolezza di essere parte di una lunga tradizione, oppure gli esempi, diciamo, Recce Pesata è poco ebraico, alle vicissitudini che ha attraversato e alla capacità di resilienza che ha mostrato nel, no, costruire cultura e coscienza di sé attraversando le regioni, si capisce che noi siamo eredi di quelli che sono sopravvissuti e che hanno dato alla cultura e al grande racconto delle origini un enorme valore per tenere insieme il gruppo, per costruire la collettività. Siamo ancora figli di quella tradizione e abbiamo bisogno ancora oggi di rinnovare quella tradizione, e questo ci permette, cioè, di avere radici più solide, e possiamo guardare anche oggi alle sfide del futuro con una maggiore consapevolezza. E questo è anche il motivo per cui ho scritto questo libro, cercando di condividere le cose che sappiamo con un pubblico molto più vasto di quello che è successo. Grazie.